Salve a tutti e benvenuti al nuovo match preview di Bianconi sul tubo. Oggi andremo a esaminare la partita che si svolgerà alle 20:45 di stasera fra la Juventus e Lazio, circa 2 settimane di tempo da quando si è svolta la Supercoppa italiana. Andiamo a esaminare la Juventus. Conte si presenta alla sfida con gli unici indisponibili che sono Pepe, ormai fermato da più di un anno, e Marchisio, che si è infortunato proprio nella sfida di Supercoppa contro Lazio. Anche se gli era preso un altro pezzo della rosa, ossia con la cessione di Matre al Milan, che comunque non era minimamente in lizza per fare appunto il titolare stasera. La coppia offensiva infatti sarà quella di contro Sampdoria, Seusinic Tevez, e toccherà ancora la panchina a Llorente. Oltre alla Lazio, parliamo della Lazio. Petkovic si presenta alla gara contro la Juventus, primo di 2 centrocampisti titolari, come Mauri, squalificato. E l'acquisto più importante di quest'estate per la Lazio, Philippe Anderson e Vinicius. Pure Vinicius, Pellegrini e Koncou sono ancora out. Quindi la formazione della Juventus sarà Buffon, Barzagliuolo, Chiellini, Pirlo, Pogba, Vidal, Lucien Sama sulle fasce, Vucinic e Tevez in attacco. Invece la probabile formazione laziale sarà Marchetti, Cavanna, Biava, Sana, Radu, Gonzales, Biglia, Hernanes, Juric, Candreva e Klose. La Juventus in panchina avrà tra virgolette i soliti, ossia Storario, Buona, Caceres, Peluso, De Ceglie, Marrone, Padoini, Isla, Giovinco, Llorente e Quagliarella. La Lazio avrà Bizzarri, Siani, Stracoscia, Diaz, Novaretti, Stankevicius, Ledesma, Orazi, Ederson, Floccari, Rossi e Kozak, aspettando anche il probabile acquisto di Burak Yılmaz dal Galatasaray. Andiamo a esaminare quindi le partite, cioè le tra virgolette Juventus-Lazio precedenti a questa. La più recente, come sappiamo tutti, è la Supercoppa, che sappiamo bene come è andata a finire. Accompagna centralmente in attacco l'azione ed ora Schlitzsteiner. Prima della Supercoppa c'è stato una sorta di sfida, una sorta di partita scudetto, perché la Juventus aveva bisogno appunto di 10 punti in circa, se non ricordo male, 7 partite, e questo è stato 2-0 con una doppietta di Arturo Vidal. Finta di Mirko Vucinic, poi Marchisio e la palla è dentro! Doppietta di Arturo Vidal! Mentre ricordiamo anche quella dell'andata, sia la partita maledetta in cui Marchetti faceva parate di ogni tipo. Lazio è anche di origine, possiamo dire, tra virgolette, storiche. Ossia che, come sappiamo tutti, la partita in cui Pavel Nedved si è ritirato appunto dal calcio giocato. Grazie per la visione, stasera forza Juve, al prossimo video.